Per spiegarci meglio l'importanza delle onde gravitazionali, in studio con noi c'è Gianpietro Cagnoli, professore di fisica all'Università Claude Bernard Lyon 1, direttore del laboratorio di materiali avanzati e membro della rete di scienziati che lavorano per l'Osservatorio Europeo Gravitazionale Virgo. Questa è la prima volta che l'uomo utilizza una sonda completamente diversa per andare a esplorare l'universo. Non si tratta più di andare a rivelare della luce o delle onde elettromagnetiche, ma si tratta di andare ad ascoltare queste vibrazioni che si propagano nell'universo. Lo spazio, che noi immaginiamo una cosa rigida, in realtà possa essere deformato. E queste deformazioni si propagano nell'universo intero come un'onda. Una tipica sorgente di onde gravitazionali che è possibile rivelare è quella prodotta dalla collisione di due buchi neri, come vediamo in questa immagine. In Europa noi abbiamo questo rivelatore Virgo, e come sappiamo anche Virgo ha iniziato a prendere i segnali gravitazionali che vengono dalla fusione di buchi neri.